Le scuole ebraiche di Torino hanno partecipato con entusiasmo al progetto Nonno Ascoltami. Sono delle scuole aperte a bambini ebrei e non ebrei. La nostra mission sviluppa un'azione educativa e formativa basata sui principi di rispetto e responsabilità. Non può esserci infatti crescita collettiva se non vi è una crescita individuale e per tale ragione abbiamo deciso di partecipare a Nonno Ascoltami. Tale iniziativa si intrecciava con alcuni dei percorsi formativi e progettuali che ci caratterizzano. Educare al benessere e alla salute, sviluppare percorsi di potenziamento nell'area scientifico e matematica e proporre attività intergenerazionali tra i nostri alunni e gli anziani della casa di riposo. L'importante era far vivere Nonno Ascoltami non solo come un bel evento, ma come una tappa fondamentale nell'ampio percorso che sarebbe stato sviluppato nei mesi successivi e approfondito sugli stessi temi. Tutto ebbe inizio durante la seconda edizione di Siamo tutti un po' scienziati, evento della nostra scuola dedicato all'approfondimento scientifico attraverso attività e laboratori per adulti e piccini tenuti da esperti in materia. Ma che cosa avete fatto nel laboratorio di Laura Giulianati? Abbiamo imparato cose importanti sull'udito, che se si ascolta la musica troppo forte lo si rovina. Mi ha insegnato che non bisogna mettere le cose dentro l'orecchio, se non ci rimangono dentro. Allora, i nonni al laboratorio hanno partecipato con molto entusiasmo perché chiaramente stare con i bambini è un momento allegro. Commentavano sull'intelligenza anche delle domande fatte dai bambini e dalla vivacità con le quali proponevano i quesiti. Il mio disegno è la battaglia contro la sordità. La bolla rappresenta il muro che divide chi non sente dal resto del mondo, il caos che si crea nella sua mente quando non capisce, mentre le lettere rimbalzano e non riescono a penetrarlo. L'ago che buca la bolla è chi con le sue conoscenze aiuta ad infrangerlo. Nel mio disegno il nonno è colorato perché vive in un mondo diverso da quello del bambino. Il nipote invece è grigio perché non si sente ascoltato. Io però sono un nipote fortunato, mio nonno mi sente benissimo. L'idea mi è venuta dal detto, prendere Roma per Toma. Due parole facilmente confondibili. Mi è capitato più volte di sentire nonni che capivano una cosa per un'altra. Quando ho deciso di disegnare per Nonno Ascoltami, ho pensato subito alla mia bisnonna quando mi leggeva le storie. Lei non ci sentiva molto bene e se le chiedevo di rileggere lei andava avanti comunque. Mia nonna non ci sente tanto bene, bisogna urlare un po'. Ad esempio, nonna, mi prepari le scaloppine. Non ci sente. Allora urlo un po' di più e alla fine me le prepara. Secondo me ascoltare vuol dire rispettare una persona e dedicarle del tempo per sentire quello che prova. Ero al cellulare e ho pensato che le emoticon potessero rappresentare bene quello che sono le emozioni derivate dall'ascolto. Mia nonna non ci sente bene, ma rifiuta categoricamente di mettere l'apparecchio acustico. E questa sono io e racconto a mio nonno la storia di Cappuccetto Rosso, ma mi sono dimenticata il cacciatore. Sei andata domenica mattina in Piazza Castello? Sì, io sono andata in Piazza Castello a Non Ascoltami. I più grandi, se volevano, potevano fare una visita dell'udito e per i più piccoli truccarsi o giocare con i palloncini. È successo che abbiamo vinto una grande coppa d'oro per i disegni di Nonno Ascolta. Per la realizzazione del muro del nonno abbiamo costruito una grande onda sonora che è stata il filo conduttore di tutti i nostri disegni. Il nostro percorso si è concluso con la giornata mondiale della disabilità in cui i nostri alunni hanno incontrato la psicologa Valentina Foa, sorda profonda dalla nascita, che attraverso giochi e laboratori ha approfondito il tema. Nonno, se mi senti bene, ti senti meglio.